L'ultimo appuntamento del ciclo dedicato al teatro. Come ogni anno voi sapete, dedichiamo uno spazio interessante al teatro. E questo ciclo lo ha curato Matteo Saluzzi, che ringraziamo per essersi preso questa incombenza non poco conto. Quest'anno abbiamo voluto puntare l'attenzione sul teatro, ma sempre nell'ottica del cambiamento. Voi ci avete sentito spesso parlare di cambiamento. Il cambiamento è in atto e riguarda tutti gli aspetti della società. Noi ci occupiamo di spettacolo, quindi è chiaro che ci occupiamo di più del cambiamento nel settore dello spettacolo. Lo spettacolo dal vivo, siamo convinti noi, che debba cambiare necessariamente, quindi anche il teatro ovviamente. Perché voi assistete, come tutti, a un progressivo indebolimento del fenomeno teatrale, perché la gente va sempre meno a teatro, anche a cinema in verità, però lo spettacolo dal vivo è in grande sofferenza. Allora, perché è in grande sofferenza? Perché probabilmente qualche cosa deve succedere, qualche cosa deve cambiare. Allora noi, in questo ciclo di incontri, abbiamo voluto mettere a fuoco il teatro nei suoi momenti, diciamo, di cambiamento più importanti nel Novecento. Non a caso ci siamo occupati di Pirandello. Pirandello è la prima grandissima svolta teatrale che abbiamo avuto nel Novecento. Poi di Beckett. Beckett è stato l'altro grandissimo cambiamento. Il terzo appuntamento, oggi, questo che facciamo qui, punta la sua attenzione sull'oggi. Su che cosa può, naturalmente sono ipotesi che faremo, su che cosa può e deve cambiare, dovrebbe cambiare oggi per dare al teatro, per far continuare a vivere il teatro, perché sennò vedremo progressivamente scomparire lo spettacolo dal vivo. Rimarrà come fenomeno così molto, ma molto di più di nicchia di quanto già non lo sia. E come esempio per sviluppare questo discorso, stasera faremo una Teo Saluzzi con i suoi attori farà una mise en espace, che è una lettura interpretativa di un suo testo. Poi lui ne parlerà per bene, presenterà gli attori, eccetera, eccetera. Io a questo punto passerei la parola a lui, però prima voglio dire una cosa. Siamo arrivati alla fine della stagione. Questo è il penultimo appuntamento. Il prossimo sarà l'ultimo incontro, il 27, che io ho volutamente lasciato aperto all'incontro con il pubblico. Perché vogliamo fare un dibattito, diciamo così, ma il termine dibattito è usato ed abusato. Vogliamo fare uno scambio di idee franco su quello che abbiamo fatto. Puglia Teatro, l'anno venturo farà 50 anni di vita, 50 anni, è una cosa da far tremare nei polsi. 50 anni di vita. In questi 50 anni Puglia Teatro ha avuto il tempo di fare la compagnia teatrale, di evolversi anche, di cambiare pelle, a proposito di cambiamento, di diventare questa eccezione. È avvenuto, un po' l'abbiamo accompagnato, ma è avvenuto. Quindi così come è avvenuto questo, secondo me avverrà il cambiamento anche nel teatro. Quindi ho lasciato il prossimo appuntamento aperto all'incontro con il pubblico, per cui vi invito a partecipare con suggerimenti, idee, proposte, critiche. Cioè, avete sbagliato, ditecelo francamente, avete sbagliato a fare questo, non bisognava fare questo, bisognava fare un'altra cosa. Noi questo vogliamo. Vogliamo a questo giro di boa sentire voi e sentire che cosa avreste voluto vedere di più, fare di più, partecipare di più, discutere di più, e che cosa invece vi ha lasciato più indifferente, vi interessava meno, avreste voluto non vederlo e non farlo. Ecco, noi questo vogliamo, ci aspettiamo da voi. E il 27 prossimo io l'ho lasciato aperto proprio a questo. Detto questo, io mi defilo e lascio la parola a Teo Saluzzi, che vi accompagnerà per questo. L'elezione è abbastanza evidente.
50 anni è un giro di boa inimmaginabile. Chi poteva immaginare, chi poteva mai pensare 50 anni fa, quando demmo vita alla cooperativa, era un gruppo di giovani, di ragazzi che volevano fare il mestiere del teatro, la professione. Erano stanchi di fare il dilettante, volevano fare il mestiere. Allora, o te ne andavi, facevi l'emigrante, qualcuno di lui l'ha fatto anche, oppure davi lì, cercavi di dar vita a una struttura professionistica locale. Allora c'erano le cooperative teatrali furono in quel tempo un fenomeno innovativo, andava fortissimo l'idea della cooperazione. E noi diamo vita a questa cooperativa che si chiama Punto Teatro. Questa cooperativa poi in 50 anni, ripeto, ha avuto modo di cambiare per di diventare questa eccezione. A te, Laura. Diciamo, il teatro deve cambiare, ma più deve anche cambiare, ma soprattutto deve risorgere, perché secondo me, ovviamente io parlo a livello personale, il teatro capace di condizionare gli eventi, di condizionare la storia, non esiste più. Con l'avvento della televisione, il teatro che condizionava proprio gli eventi, la storia, l'economia, non esiste più. Quindi il teatro ha avuto queste caratteristiche fino al 1960-65. Poi man mano, non fa fede il fatto che a Bari questi teatrini piccoli ma comunque ugualmente efficaci siano sempre pieni, perché non è quello il teatro che intendo io. Io intendo il teatro vero, quello che scuotono, quello che scuote le coscienze. E quel teatro non c'è più, perché uno dei motivi è questo. Avete notato su Facebook, in televisione, sui giornali, che ci sono un sacco di scuole che fanno scuole di recitazione, scuole del recitatore. Sono tutte delle cavolate. Perché chi farà mai l'attore di quei ragazzi o di quelle ragazze che vanno a scuola di teatro per imparare a recitare? A recitare per che cosa? Se si va lì per imparare la dizione, in modo che quando in una scuola, in un'aula di tribunale, si parli meglio, e va bene. Ma il mestiere dell'attore non ha più senso, perché non esiste più. I teatri grandi a Roma, a Milano, si stanno chiudendo tutti. Stanno chiudendo tutti i teatri, perché la gente non ci va, perché la gente non si vede più rappresentata sul palcoscenico. Questo è il motivo. Io voglio leggervi ciò che disse Edoardo De Filippo nel 1982, lui è morto nell'84, fece delle lezioni alla Pergola di Firenze. La Pergola è uno dei teatri più prestigiosi al mondo, possiamo dire, oltre che in Italia. È stato costruito nel 1600, quindi ha una storia prestigiosa. Edoardo faceva delle lezioni e una volta disse proprio queste parole qui, io le ho trascritte. Un'accademia di arte drammatica che non abbia un settore dedicato alla drammaturgia deve necessariamente cristallizzarsi e mummificarsi sui classici. Goldoni, Brecht, Molière, Shakespeare, Pirandello. E diceva Edoardo, è la vita nostra, i nostri dubbi, le nostre speranze, il nostro futuro, le nostre passioni, le nostre previsioni, chi ce le racconta? Questi grandi che lui ha nominato e che sono grandi sul serio, hanno fatto la storia del teatro, delle pietre miliari, ma hanno raccontato o il loro tempo, oppure hanno raccontato delle cose che diciamo sono i sentimenti classici dell'uomo. Quindi l'amore, l'odio, l'invidia, la corruzione, l'arroganza, questi classici, questi sono gli argomenti che hanno trattato, che sono gli argomenti dell'uomo. Ma i problemi dell'oggi, della nostra vita, della vita attuale, chi ce li racconta? E quali sono i nostri problemi? Ce ne sono di immensi. La droga, chi è che ci racconta la droga? La droga è padrona assoluta.
e nessuno ce lo racconta. In televisione si limitano a dire arrestate, sequestrate, tornerai, ma come risolve il problema? Non lo affronta nessuno, perché i primi drogati sono proprio i politici, per questo dobbiamo dirci la verità. È il problema della donna, l'impoverimento del lavoro, impoverimento psicologico e soprattutto materiale. Chi ce lo racconta? Lo sfascio della famiglia, la famiglia che non esiste più, chi ce la racconta? Questi sono gli argomenti che hanno fatto precipitare il teatro nell'abisso, perché la gente non si vede più, vuol sentire queste cose qui, vuol partecipare alle discussioni su questi argomenti. L'amore, l'odio, sono state raccontate. Quindi andare a vedere un'opera classica molto bella, si va soprattutto per vedere se l'attore l'ha fatto meglio di quello o meglio di quell'altro, se il regista è stato all'altezza, ma di novità non c'è niente, perché queste cose qui le sa chi segue un po' il teatro, le conosce molto bene. Si continua a fare la locandiera di Goldoni, che senso ha? Fare i testi di Molière solo per far sorridere un po', e poi non resta più niente. Quindi il cambiamento di cui parlava Rino, e che io condivido, non solo condivido, ma nei miei 40 testi, erano scritti 40, affronto solo e esclusivamente i problemi, non di oggi, i problemi di domani. Io affronto solo i problemi che ci saranno, così io ipotizzo, fra 50 anni. E questo di stasera è uno di questi qui. Allora, la mortificazione del lavoro, il suo svilimento, la disintegrazione della famiglia, la tecnologia esasperata che annulla l'individuo. Questi sono gli argomenti che dovrebbe affrontare il teatro. Certo, non in chiave di didattica o di comizio, ma in chiave teatrale. Quindi argomenti molto molto forti, molto importanti in chiave teatrale. Che significa in chiave teatrale? Dando quel tocco di, come diceva Edoardo, io mi riferisco sempre a Edoardo perché è l'autore che amo di più ed è il più grande autore italiano in assoluto, non c'è Pirandello o Goldoni che tengo, perché Edoardo, proprio prevedendo queste cose qui, nei suoi testi ha affrontato solo gli argomenti importanti della famiglia di oggi. Ci sono dei testi che la televisione non rappresenta mai per motivi politici, testi come Mia famiglia, chi l'ha mai sentito? Io invece lo conosco molto bene. In Mia famiglia c'è la consapevolezza da parte del protagonista di una guerra subdola che non si combatte più con le armi, ma si combatte in maniera cinica, in maniera nascosta, e aveva previsto tutto quello che è capitato con il Covid, proprio esattamente quello. Se lo vedete questo testo qui, è la lotta contro il Covid. Lui parlava di una guerra contro un virus misterioso. Come faceva 70 anni fa a prevedere questo? Perché era un uomo superiore a noi come intelligenza. Oppure, questo testo si chiama La paura numero uno. L'altro testo importante, Mia famiglia. Mia famiglia, lo sfascio della famiglia. Proprio i dissapori, ma non di dissapori, è un eufemismo. Le guerre fra i giovani e i genitori. La condivisione di cose completamente opposte. Quindi diciamo, per me il teatro ha perso perché mancano questi autori, ma non perché non ci sono gli uomini, perché non c'è l'aiuto, non c'è la condivisione, e soprattutto perché questi autori, nel momento in cui portano in scena un testo come quello che vedrete, vengono addirittura derisi. Dici, ma tu sei pazzo, che cacchio hai scritto? Cioè, si guarda sempre solo all'immediato. E questo è, diciamo, l'argomento è molto importante, l'argomento di stasera, perché è un dialogo fra noi e le divinità. Io non voglio assolutamente
essere blasfemo oppure scimmiottare la figura di Dio, per l'amore, no, assolutamente no. Però questa distanza siderale, enorme, abissale che c'è fra noi e questa entità è talmente grande che quando si sente dire Dio è onnisciente, onnipotente, sta qui, là, fa tutto, è talmente lontano da noi che non ce lo fa amare. Mentre la figura di Gesù Cristo è una figura vera, la figura di Dio, ma chi è Dio? È uno, è tre, è qua, è là, è talmente lontano. Allora, che cosa propongo per essere appunto propositivo nel mio testo? Se questa distanza si accorcia, se queste entità diventano un po' più uomini, o noi un po' più dei, se ci avviciniamo e ci diamo la mano, e Dio, essendo più più lungimirante, più assennato, più colto, più tutto di noi, ci portasse per mano e ci indicasse la strada giusta, sarebbe forse meglio, e avremmo un'indicazione di un fratello maggiore che ne sa un po' più di noi, ma fratello, non una figura astratta. Rosa Maria vi parlerà in maniera un po' più specifica proprio del testo, perché io mi faccio prendere dalla passione. Dunque, in primo luogo vi saluto, vi ringrazio per essere qui e vi annuncio che io mi siederò perché ho un pochettino di vertigini, però credo insomma che vi arriverà comunque quello che sto per dirvi. Dunque, in primo luogo, mi guardate, mi vedete? Sì. Perfetto, io vi vedo tutti. Dunque, vi parlo in termini sintetici di questa pièce. Si tratta di un atto unico, appunto, di Teodosio. Ecco perché i marziani sono piccoli e brutti. Dunque, i personaggi sono Dio, Germinilla, che è un consigliere particolare di Dio ed è un personaggio particolarmente sagace. Poi abbiamo Bibiana, consigliere interplanetario intenta alla carriera. Maurilio, consigliere interplanetario accorto e riflessivo. E poi Norberto, che è un consigliere interplanetario ma pedante e sciocco. Dunque, come potete immaginare, da quanto è stato detto da Rino, ma anche da Teo, la ricerca di una nuova forma teatrale implica una totale apertura di chi fa teatro, nella fattispecie proprio di Teo. Quindi voi vi trovate sostanzialmente all'interno di un happening in cui ciascuno di voi si fa un'idea, la può esprimere e senza che io la legittimi, sapete benissimo che la vostra idea è valida e legittima quanto quella del nostro Teo. E non potrebbe che essere così, perché altrimenti Teo non sarebbe un vero drammaturgo, non sarebbe un grande, quale io invece credo. A tale proposito, mi corre l'obbligo di fare una piccola precisazione. Ciascuno di noi, soprattutto chi si occupa, diciamo, di riflessione sull'arte, ha un'idea di ciò che è o non è arte. Riflettendo nel tempo, confrontandomi con altri che comunque si occupavano di queste materie, e confrontandomi anche con i testi critici, diciamo, scritti ben prima di me e da chi molto meglio di me lo ha saputo esprimere, un dato che forse, al di là di ogni altro, accorpa la creatività e gli atti creativi, la produzione creativa, è l'artificialità, no? Cioè l'essere umano, quando produce arte, quando fa teatro, è tanto più grande, a mio giudizio, nel momento in cui crea un mondo fittizio, ma all'interno del quale tutto è organico, tutto è vero, tutto funziona, benché sia artificiale. In questo voglio dire, proprio per questo Leopardi, no, parlava di scontro con la natura, no? Non l'ho detto io, cioè c'è stato qualcuno che l'ha detto meglio di me. Ora, a mio giudizio, un'opera come la lettura di Ecco
perché i marziani sono piccoli e brutti, ha proprio tutte queste caratteristiche che ne fanno un'opera veramente di un peso notevole, a mio giudizio. E siccome quello che un autore diciamo intende trasmettere con una propria opera quasi mai viene, diciamo così, letto in termini diciamo in quei termini, no? Come dicevo prima, ciascuno ha un'interpretazione, ciascuno ritiene che sia, per dirla col diritto, un'interpretazione autentica, ma non lo è. È un'interpretazione assieme a quella degli altri. Ripeto, la grandezza di Teo è saperlo e volerla invece l'interpretazione altrui. Questo la dice lunga, no? Perché io ho visto tanti autori, tanti artisti entrare in uno scontro tremendo con chi diceva ma io nella tua opera vedo qualcos'altro, no? E dice ma no, ma io ho voluto dire questo. La grandezza di Teo è dimostrata proprio invece dall'auspicare, no? Una lettura diversa. Ora, a tale proposito, io vi ho detto, vi ho elencato questi personaggi e tra questi c'è questo Norberto. Norberto è un consigliere interplanetario, in estrema sintesi anche qui la trama, c'è la volontà di popolare, Dio vuole popolare un altro pianeta, quindi ci sarà una parte nella quale si discuterà di questo, per cui Dio assieme ai suoi consiglieri discuterà di questo. Tra questi Norberto vi ho detto che è quello per volontà dell'autore della pièce è il più pedante e sciocco. Ebbene, quando io ho letto il testo sono rimasta invece folgorata da questa figura. Perché sono rimasta folgorata da questa figura? Questa figura manca completamente, diciamo così, di concretezza, no? Per cui questa è una figura alla quale sentirete dire, come proposta, signore, facciamo tanti sessi diversi, voglio dire, tanti organi genitali diversi, e li mettiamo da una parte, per esempio appesi ad una corda, così ognuno si va a prendere l'organo genitale che desidera, se lo mette tra le gambe o da qualche altra parte. Se si decide di creare un nuovo individuo diverso dall'essere umano, così diamo loro la possibilità di scegliere secondo desiderio. Ora, tutto questo può apparire come il frutto di una mente nonsense, no? Priva. In realtà io ci vedo una grande raffinatezza. Questo essere surreale in proposte come questa è in altre che sentirete, io ci vedo un grandissimo essere al di fuori del limite delle proposte del Pantheon del quale parleremo questa sera. Perché il Pantheon che ha pensato Teo è un Pantheon minato dai limiti umani, minato da quel verme che forse tanti ricordano aver visto nella celeberrima canestra di frutta di Caravaggio, no? Perché cito proprio il verme? Perché ad un certo punto proprio Norberto, no? Parlerà di un verme, ma non vi voglio togliere, parlerà di un verme all'interno di un frutto. E questo mi ha fatto venire in mente la canestra di frutta di Caravaggio. Caravaggio realista, alla fine del Cinquecento, rappresenta questa natura morta. Questa natura morta è perfetta, lui è un realista, è un genio, ma la rappresenta come noi oggi faremo con una fotografia. Ma lui che fa? Si preoccupa di inserire un verme che esce dalla mela. Ora, tutto questo è stato giustamente interpretato dai critici, ma anche dai non critici, come il limite, no? Come il nostro essere corrotti, in quanto esseri viventi, esseri umani e non. Questa associazione mi ha ancora una volta confermato la saggezza di Norberto, perché Norberto, non adeguandosi alle proposte, cioè non comprendendo i limiti della proposta che di volta in volta Zeus, Dio e gli altri consiglieri faranno,
e alle volte buttandole in caciara, cioè facendo delle proposte minime, anche troppo, troppo concrete. Sembra sempre avere un occhio da un'altra parte. Quest'occhio messo da un'altra parte è importante perché ci dà garanzia di un pensiero plurale, no? E quindi di un pensiero che non è univoco, qualunque esso sia. Ma nel caso di Norberto, lo vedrete, è un pensiero che appare infondato. Ma siccome stiamo valutando una divinità e un pantheon che è tutto lontano da noi, che è tutto non fondato sulla carità nei confronti dell'uomo, no? Norberto, nell'essere diverso da questa divinità, nel proporre altro, a me è apparso come importante, come un personaggio determinante per le sorti di questa pièce. Pièce che non è semplice, e io ho dato la mia interpretazione, voi darete la vostra. Ci saranno al termine delle domande che avrò piacere di fare personalmente a Teo, ma senz'altro le avrete anche voi. E in realtà questo pantheon che ci viene proposto in comune con l'uomo ha tutti i suoi limiti. Questa non è una novità, no? Perché culturalmente nel mondo classico, greco e latino, le divinità avevano, no, i vizi proprio, no? E quindi entravano in collisione con gli esseri umani, vantando però la superiorità della forza, dell'eternità. L'eternità viene mantenuta nella pièce di Teo, perché la diversità, l'unica diversità sostanziale che rimane tra la divinità proposta da Teo e quella e gli esseri umani è appunto il fatto che gli dei rimangono eterni. Poi è molto interessante, per esempio, il fatto che questi dei sono annoiati, no? A un certo punto si fa riferimento alla noia, e siccome io considero la noia un portato moderno dell'umanità, no? Molto moderno, nel senso che io non credo che poi nei millenni che ci hanno preceduto gli esseri umani avessero tempo di annoiarsi, no? Invece noi abbiamo adesso molto più tempo di annoiarci. Ebbene, questa caratteristica, cioè gli dei che si annoiano, vi dà anche la misura e la dimensione delle cose delle quali stiamo parlando. Ora, un'ultima considerazione. E cioè che Norberto è una mia, come dire, lo prediligo per un fatto personale. Sono convinta che voi troverete magari altri personaggi che di più si confanno al vostro modo, diciamo, di procedere. Ora, un'ultima considerazione. Abbiamo parlato di queste divinità, ma l'essere umano, no? In tutto questo, l'essere umano nella pièce sua è un essere umano abbandonato, è un essere umano nei confronti del quale coloro o i quali avrebbero dovuto occuparsi della cura dell'essere umano gli sono distanti. All'interno della pièce gli angeli, che notoriamente svolgono, diciamo, nella tradizione un certo tipo di ruolo, no? Nell'affiancare questa umanità così travagliata, anche nell'indicare, bene, sono intenti a gestire anch'essi i propri egoismi, no? E l'uomo è ancora solo. Ecco, queste sono, diciamo, le notazioni mie personali. Vi saranno alla fine della lettura del testo alcune domande che avrò piacere di fare a Teo, proprio per chiarire le ragioni profonde di questa creazione, perché ogni la parliamo di arte, parliamo sempre di creazione. Ovviamente ci vuole un po' di fantasia da parte vostra, e questo non è un palcoscenico, però insomma, immaginate. Sì,
pensiamo in cielo, non c'è un posto ben preciso, siamo in cielo. Lo so, dunque, la scena deve rappresentare un immenso spazio, uno spazio senza fine, asettico e privo di qualunque cosa possa provocare particolari sensazioni o emozioni. È uno spazio né bello né brutto, ma se dovessimo davvero connotarlo si potrebbe dire desolante. È il posto dove vivono coloro che hanno creato l'universo, è il posto dove essi stanno trascorrendo la loro eternità. Dopo alcuni secondi dall'apertura del sipario, perdonate, sulla scena appunto entrano, come avete appena visto, passeggiando lentamente Dio e la sua consigliera personale, Gemilla. Dio ci appare esattamente come l'immagine che ne abbiamo sin da bambini, gran vestito bianco, lungo fino ai piedi, sandali, piedi nudi, folta e lunga barba bianca. Gemilla è la classica segretaria particolare, lungo vestito bianco, sandali, età intorno ai 50 anni. Passeggiano per la scena lentamente. Dio è leggermente più avanti, Gemilla lo segue, spostata poco poco indietro, in segno di grande rispetto, obbedienza, devozione. Dio è assorto, preoccupato. Gemilla, pensierosa, è in ansia per il suo signore. Signore, cosa c'è? Sono settimane e settimane che vi vedo triste e pensieroso. Non vi ho mai visto così. Cos'è che vi turba? Questo immenso creato, questa immensa mia creatura, l'universo intero, non mi appaga più così com'è. È tutto sempre uguale, è tutto eternamente infinito, è tutto armonico, eppure senza vita. Signore, voi siete perfetto. Così avete creato il tutto e così è stato. E così è e così sarà. No, Gemilla, è proprio questo il problema. E così sarà. Ma le cose devono evolversi, devono cambiare, devono vivere, capisci, Gemilla? Devono vivere, devono vivere! Signore, ma cosa vi manca per far vivere altri pianeti o addirittura tutti gli altri pianeti di questa immensità? Esattamente come avete fatto con la Terra. Create la vita sugli altri pianeti e popolateli tutti, o tutti quelli che vorrete, esattamente come avete fatto per la Terra. Gemilla, è proprio questo il problema, è il mio cruccio. Hai visto cosa accade sulla Terra? Hai visto cosa ho combinato senza averne colpa? Signore, dicevo, esattamente come avete fatto per la Terra. Voi siete immensamente buono, signore. La colpa di come vanno le cose sulla Terra è esclusivamente degli uomini. Degli uomini che io ho creato. Signore, ma era la prima volta. Non avevate nessuna esperienza. Nulla si fa senza esperienza e senza valutazioni sulle cose fatte. Io non lo so se ora ho acquisito la giusta esperienza. Non lo credo possibile. È solo un pianeta che ho popolato. Come posso, di punto in bianco, popolarne tanti altri? Ma ora avete con voi i tre consiglieri interplanetari che vi aiuteranno, con loro tre. E noi due siamo in cinque ed ogni decisione può essere ponderata meglio prima di essere messa in atto. Gemilla, un gran magone. Tutta questa infinità senza vita, la mia voglia di far vivere tutto ed ogni cosa e la mia insicurezza, la mia inesperienza, il timore della mia incapacità. Signore, perché non proviamo a far vivere e popolare solo un altro pianeta? Un po' di esperienza ce l'avete, si trova solo con un altro, così, male male che vada. Sono solo due i pianeti ad essere fatti, maluccio, sull'infinità di altri. Piano piano si acquisisce esperienza e così, un po' alla volta, tutto l'universo vivrà. Devo pensarci bene, Gemilla. Devo meditare, devo riflettere, devo decidere con calma, senza fretta. Ci aggiorniamo, Gemilla, ci aggiorniamo. I due escono. Sulla scena viene posto un tavolo da osteria
e due sedie portate da Norberto e Maurilio. Anche Norberto e Maurilio sono vestiti con tuniche bianche, sandali e piedi nudi. I due siederanno intorno al tavolo, intenti a giocare a carte. 5 e 2, 7 e 3, 10. Metto scopa e, anche se le carte sono finite, metto scopa lo stesso. Non puoi mettere scopa a carte ultimate. Ma tu ogni tanto tiri fuori una regola nuova. Questa non è una regola nuova, è sempre esistita fin da quando esiste il gioco della scopa. A carte finite non si può mettere scopa. Solo tu sei capace di modificare le regole a tuo uso e consumo. Vabbè, se le carte sono finite e la regola impedisce di mettere scopa a carte finite, non la metto. Ma che fai? Sfondi. Dai, contiamo le carte e vediamo a quanto siamo. 1, 2, 3, 19. Le carte lunghe sono le tue. Il 7 pelle è mio, la 70 è mia, le carte lunghe sono mie, l'hai detto anche tu, hai contato le carte. 3 punti io e 1 tu. 3 e 8 ne avevo, fanno 11. Io faccio un punto solo e 9 ne avevo. Vado a 10. E quindi ho vinto io e hai perso tu. Giustamente, se ho vinto io, hai perso tu. Se invece avessi vinto tu, probabilmente avrei perso io. Ma siccome ho vinto io, sicuramente hai perso tu. Specifica bene, mi raccomando, qualora non l'avessi capito. In ogni caso, la prima partita l'ho vinta io, la seconda l'hai vinta tu. Facciamo la bella. Oh, senti, Maurilio, non me la sento di fare la bella. Lasciamo stare, lasciamo stare. Io sto pensando alla riunione di domani. L'ordine del giorno è sibillino. Scusa, che significa varie ed eventuali? Quanto sei fessacchiotto. Varie ed eventuali è scritto alla fine dell'ordine del giorno, per dire che se verranno fuori altre cose da discutere, si discuteranno. La cosa importante non è il vari ed eventuali, ma l'oggetto della convocazione. Ecco qui. Convocazione per deliberare la creazione della vivibilità con relativo popolamento di un altro pianeta o di più altri pianeti in aggiunta al pianeta Terra, già vivente e popolato. Varie ed eventuali. E che significa varie ed eventuali? Che significa varie ed eventuali? Di nuovo, non significa niente. E allora perché l'hanno scritto? E allora è vero quando dico che giochiamo a perdere tempo? Quando c'è una convocazione si usa scrivere così, per perdere tempo. No, te l'ho già detto, no. Dopo aver discusso del fatto importante, del fatto principale, se vi sono altre quisquiglie, se ne parla velocemente. Io invece voglio parlare velocemente delle cose importanti e dei fatti principali. Delle quisquiglie voglio parlare a lungo e con accortezza. Sono sempre stato amante delle quisquiglie. Ma sei proprio un fessacchiotto. Ha ragione il Signore quando ti chiama così. Domani dobbiamo decidere le sorti dell'universo. Dobbiamo decidere se popolare e far vivere altri pianeti, oltre alla Terra. Ed è questo l'argomento importante. E a me che me ne fotte, eh? E chi campa campa e chi vive vive, 1, 2, 3, 100.000 pianeti, a me che cosa interessa? Ma secondo te è normale che tanta immensità, tanto infinito, tante meraviglie del creato le debba godere solo l'uomo? Non è più logico, più ragionevole, più giusto estendere e condividere tutto questo con altri? Maurizio, sai come dice un proverbio? Sparti ricchezza e diventa povertà. E poi a me basta la partita della scopa, qualche battibecco con te, mangiare, bere, passa la giornata e si va a dormire. Ci stiamo così bene. È una decisione presa dal Signore. Non essere oltraggioso verso di Lui, altrimenti mi costringerai a riferirlo. Ehi, non fare il ruffiano. Altrimenti devo riferire anche io che una volta dicesti non capisco il Signore, come fa a stare sempre senza fare niente? E appunto per questo, ora forse il Signore vuole rimediare e darsi da fare. Maurizio, sono cose che mi interessano poco e niente. Voglio sapere l'argomento delle quisquilie qual è, e l'argomento delle varie ed eventuali qual è, qual è, qual è, dimmelo qual è. Con un opportuno gioco di luci, ai due si aggiunge Bibiana,
la terza consigliera interplanetaria. Anche Bibiana sarà vestita come gli altri. Sulla scena dunque Norberto, Bibiana e Maurilio. Speriamo che domani si decida. Ho proprio voglia di cominciare a fare qualcosa di nuovo. Senti, Maurilio, questa tua voglia del nuovo proprio non la capisco. Oh, sai come dicevano gli antichi? Chi lascia la via vecchia per la nuova sa che lascia e non sa che trova. Dobbiamo fare. Abbiamo fatto una volta, abbiamo messo a posto la terra e basta. Godiamoci questa tranquillità eterna e pensiamo a giocare a scopo. Ma scusa, non ti annoia stare senza fare nulla? Sono 18 miliardi di secoli che ozziamo. Non ti piacerebbe fare qualcosa di nuovo? Guarda che io non mi annoio per niente. Io medito, penso, mi arrovello, altro che oziare. E questo solamente quando non vuoi giocare a scopo. A me l'idea di far vivere altri pianeti piace. Vi devo dire la verità, a me piace. Ti conosciamo bene, cara Bibiana. Sappiamo bene a cosa miri. Più pianeti in attività vi sono, più possibilità di carriera vi è. Ma guarda che per arrivare ad essere vice Dio non basta solo volontà e voglia di potere. Ci vogliono anche altre caratteristiche. Innanzitutto bisogna crederci. E poi, chi ti dice che io non abbia tutte le caratteristiche occorrenti? Ma per favore, ragazzi, non vogliamo con la fantasia. Domani vedremo quali possono essere le opportunità. Del resto, se il nostro impero aumenta, si creano nuove situazioni, nuove responsabilità, nuove occasioni. Ben vengano queste nuove occasioni e opportunità. A me va bene così. Oh. Io invece dico che più si fa e meglio è. Non è l'eventuale lavoro che mi preoccupa. Ma la noia. Neanche a me il lavoro preoccupa. Io voglio lavorare, stralavorare, lavorare giorno e notte. Ma tutto deve avere una finalità, un incentivo, un passo avanti nella scala dei sogni, della fantasia e delle chiacchiere. Maurilio, come sei deprimente. Dai spazio ai sogni, all'entusiasmo, al dolce fantasticare. Anche tu, Norberto, dai spazio alla fantasia. A me dite di dar spazio alla fantasia e ai sogni. Prima che vi ho detto, io non faccio altro che sognare, pensare, fantasticare, ma il lavoro, manuale o mentale che sia, ma proprio non mi va. Con un opportuno gioco di luci, i tre escono e in scena rientrano Dio e Germinilla. Germinilla, sono stati informati con congruo anticipo tutti e tre i consiglieri della riunione di domani? Certo, signore, certo, con congruo anticipo. Sai quali sono i loro umori? Signore, se si dovesse andare ai voti, vi sarebbe un risultato di uno favorevole ed uno contrario. Uno favorevole e uno contrario. Uno e uno fanno due. I consiglieri sono tre. C'è qualcuno che si astiene? No, signore. È Norberto che non ha capito nulla del motivo della riunione ed è ancora intento a pensare alle varie ed eventuali. Se dovesse essere lui l'ago della bilancia, sai come convincerlo a fargli votare quello che noi vogliamo. Certo, signore, certo. La mia decisione è inoppugnabile. Ho meditato a lungo. Questa cosa si deve fare e nessuno me lo impedirà. I due escono di scena. Giorno del Gran Consiglio, scena a piena luce, un tavolo, quello della partita scopa, sul quale sarà posto un lussuoso drappo da parte di Germinilla, tre scanni, una sedia più comoda degli scanni, un'altra sedia somigliante molto ad un trono, sul tavolo un grosso librone, dei fogli e delle matite, il tutto portato sulla scena dai tre consiglieri e da Germinilla stessa. Una musica solenne e i tre consiglieri si accomodano sui rispettivi scanni. Subito dopo una musica trionfale e l'ingresso di Dio con al suo fianco, ma leggermente più indietro, Germinilla. I due, con fare lento e regale, si accomodano ai rispettivi posti. Dopo pochi secondi di silenzio, prende la parola Germinilla. Signori, il giorno del Gran Consiglio è giunto. È la prima volta che quest'organo istituzionale è chiamato a deliberare. Finora, le riunioni per decidere aspetti e situazioni della nostra vita
si sono sempre fatte anche con tutti gli angeli serafini, con tutti i cherubini e tutti i troni. Questa volta, pur con tutta la stima e il rispetto che il Signore nutre per la prima gerarchia degli angeli, la riunione è ristretta. È riservata al solo consiglio di sicurezza e quindi solo ai 5 membri dello stesso consiglio. Tutto questo perché le ragioni sono di importanza interplanetaria e se approvate condizioneranno per millenni e millenni, oserei dire in eterno, la vita dell'universo intero. Ovviamente, almeno fino a delibera di un prossimo eventuale consiglio di sicurezza. Il nostro Signore, onnisciente, onnipotente e onnipresente, ci illustrerà le ragioni di questo incontro e, dopo approfondimenti, confronti ed anche eventuali discussioni, si passerà ai voti, a meno che tutto sia chiaramente palese, onde approvare o respingere quello che Egli, nella sua grandezza, ci proporrà. Signore, a voi la parola. Ho meditato a lungo, sin dal giorno in cui decisi di dar vita alla sola terra creando l'uomo. Ne ho seguito con molta attenzione il nascere, l'evolversi, il crescere, le condizioni tutte fino a questi giorni. Sono arrivato ad una considerazione molto sofferta, ma autentica. Potevo fare meglio. E questo ho sempre detto io, Signore. Potevate fare meglio. Norberto, ma come ti permetti? Lascialo parlare, Germinilla. Dirmi, Norberto, cosa potevo fare di meglio? Essere più uguale, per esempio, per la frutta. Perché quasi tutti i frutti hanno la buccia, o la scorza, o la corteccia, o il guscio, e le ciliegie, l'uva e i cachi, no? Perché? Perché? Norberto, ma questo non è un problema. Non c'entra nulla con il potevo fare meglio del Signore. Lo dici tu. Hai mai provato a mangiare le ciliegie e poi ti accorgi che c'è il verme dentro? Con il guscio, come entrava il verme? Ah, queste sono quisquiglie. Ed io delle quisquiglie volevo parlare, di questo voglio approfondire. Norberto, cercherò di rimediare. Io però alludevo. Potevo fare meglio per la terra e per l'uomo? E infatti, Signore, perché gli uomini li avete creati chi bianco, chi nero, chi giallo? In base a dove nascono. Chi nasce dove fa molto caldo è nero. Chi nasce dove fa freddo è bianco. Chi nasce in quella parte di terra chiamata Asia è giallo. E perché chi nasce in mare perché è figlio di marinai non è azzurro? Perché l'acqua di mare è azzurra solo in apparenza, sembra azzurra, appare azzurra, ma se ne prendi un po' nel cavo di una mano, vedrai che è incolore, è tutta apparenza. Signore, per questo mi piacete, siete un tipo spiritoso e vi piace fare gli scherzetti. Norberto, anche se possono sembrare banali, sono proprio queste e tante altre le osservazioni e le discussioni propositive che ci devono fare riflettere. Le vostre osservazioni non solo sono bene accette, ma addirittura indispensabili, perché non voglio sbagliare più. Ma procediamo con ordine. Primo, visti i tanti pianeti che abbiamo a nostra disposizione, ho deciso di farne vivere qualche altro. Perché la sola Terra? Perché i soli uomini? Quando decisi di far vivere la Terra, non avevo una grande esperienza. Per questo, dicevo prima, potevo fare meglio. Ma ora un po' di esperienza ce l'ho e di errori non ne faremo più. Finalmente, Signore, avremo la scorza anche per le ciliegie, i cachi e l'uva. L'uva sia bianca che nera. Dobbiamo innanzitutto decidere quanti pianeti fare vivere. Signore, io direi facciamone vivere 328. Se una cosa bisogna farla bene. Norberto, sei fuori dall'ordine di grandezza. Il numero di 328 non è nelle mie capacità, almeno per ora. Infatti, dicevo io, se per far vivere la sola terra avete detto che potevo fare meglio, immaginiamoci se ne facevate vivere 328 di pianeti. Norberto, ma zittisciti! Stai mancando di rispetto! Faremo vivere un altro solo pianeta. Il vostro compito è scegliere quale. Signore, ma come per la terra impiegheremo solo 6 giorni e il settimo ci riposeremo?
tutto così in fretta. Avrei auspicato millenni di lavoro, così qualche opportunità, dato il gran da fare. Sei giorni il tempo che è stato inculcato nelle menti degli uomini. In sei giorni non si fa nulla. E che credete, che far vivere un pianeta è come gonfiare i palloncini? Signore, voi avete bisogno di un vice, o quantomeno di un aiutante. Chi vi impastò l'argilla e il fango quando costruiste l'uomo per la terra? Chi vi aiutò a togliergli la costola per creare la donna? Per far vivere l'uomo, chi in realtà gli insufflò nelle narici l'alito della vita? Chi ha detto? Che significa? Ignorante! Chi gli soffiò le narici l'alito della vita? Io, sempre io. Bibiana, non ricordarmi queste cose. Nella mia bontà ho sempre parlato di mia poca esperienza. E se l'uomo non è venuto bene, me ne sono assunto tutta la responsabilità. Ma se vogliamo andare veramente in fondo, chi mi dice che quando mi aiutasti a soffiare nelle narici, dell'uomo non ti puzzava il fiato? Chi mi dice che veramente avevi lavato la bocca e i denti? Ormai, come abbiamo fatto l'uomo, così ce lo teniamo. Quello che è fatto. Cambiamo discorso, Viviana, parliamo del tempo. Sì, ha ragione, Maurilio. Sei giorni è un numero teorico, perché qui si parla di giorni planetari e non di giorni terrestri. Ed in questo tempo immane non potete contare solo sulle vostre energie. Avete bisogno di un vice e la mia disponibilità è totale. Vi giuro, signore, che avrò sempre l'alito fresco e mi laverò i denti. Queste cose, che sono cose interne, saranno considerate in un secondo tempo. Ora dobbiamo scegliere il pianeta. Io direi di obiettare per il sole. Troppo caldo. Signore, potremmo dotare i solisti di ventilatori. Norberto, no, non va. E quanto ci verrebbero a costare? Io direi di optare per Venere. Troppo bello. I venerologi si monterebbero la testa per la bellezza. Vedi quelli della Terra? Sono bruttini e pensano di essere chissà chi. No, no, Maurilio, Venere no. Io direi di optare per Nettuno. Troppo bagnato. Comincerebbero le lamentele. Dio mio, che dolori alla schiena! Questa umidità mi crea sciatalgia, artrosi, artriti. Signore, qualche volta anche qualche torcicolo. Ah, Norberto, e non andiamo fuori dal seminato. Il seminato? Qual è il po'? Io piuttosto direi di optare per Giove. No, potrebbe farmi concorrenza. Giove è sempre Giove. Signore, allora io penso bisogna optare per Marte. Da informazioni sicure ho appreso che gli uomini sulla Terra stanno studiando la maniera per occuparlo e impadronirsene. Se facciamo presto a farlo vivere e a farlo abitare secondo i nostri usi e abitudini, quando dovessero arrivare gli uomini della Terra, lo troveranno già tutto occupato. E sia, decidiamo. Decido che si faccia vivere Marte. Che fregatura, signore, per gli uomini. Troveranno Marte già occupato dai martelli. Norberto, sei un simpaticone. Che mente arguta. Mai avrei pensato a martelli come nome per gli abitanti di Marte. Signore, probabilmente avevate pensato a Martini, ma Martini è una cosa con la quale si fanno gli aperitivi ed anche i digestivi. Norberto, non uscire fuori dal seminato. Di nuovo con questo seminato? Ma siamo angeli o contadini? Ma dov'è questo seminato? Norberto, è un modo di dire, una cosa così. Ah, come dire una quisquiglia. Dunque, sancisco che all'unanimità è stato deciso di far vivere e popolare il secondo pianeta nella persona di... Germinilla, ma Marte non è una persona. Ah, all'unanimità è stato deciso di far vivere e popolare il secondo pianeta nella figura di... Germinilla, ma Marte non è una figura. Oh, all'unanimità è stato deciso di far vivere e popolare il secondo pianeta nella fattispecie di... Germinilla, ma Marte non è una fattispecie. Marte è il primo passo verso la costruzione del MUV, Mondi Uniti dell'Universo, che sarà tanto grande da aver bisogno di un vice. Viviana, ma tu ti sei fissato con questo vice? Esiste, 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 santo Dio!
Ah, all'unanimità è stato deciso di far vivere e popolare il secondo pianeta ed esattamente Marte. Acclarato e deciso all'unanimità il primo punto, passiamo al secondo. Popolare Marte. Con chi? Signore, con la popolazione. È questo il punto. Con quale popolazione? Vi parlavo prima della mia poca esperienza ed in effetti avete visto che cosa ho combinato sulla Terra. Signore, avete creato l'uomo e la donna e non sapevate che le cose si evolvono, si modificano, si ampliano. Giustamente, la poca esperienza. Dagli iniziali due generi, ora sulla Terra ve ne sono 6 o 7. L'uomo chiama l'uomo chiama la donna, l'uomo chiama sia l'uomo che la donna chiama la donna, la donna chiama uomo e donna, l'uomo chiama i bambini, la donna che diventa uomo, l'uomo che diventa donna, e i bambini, di cui non si conosce il futuro. Uomo, donna, e chi lo sa? Va bene, si sono evoluti, si sono modificati, ma in fin dei conti, sempre da quei due generi iniziali partiamo. Hanno altre doti, si sono appropriati di altre strategie, hanno ampliato il loro modo di fare, ma in fin dei conti, come la giri e la giri, sempre loro sono. E proprio con questi generi abbiamo popolato la Terra. Vorrei qualcosa di più semplice, di meno articolato, di più facile gestione. Signore, facciamo tanti sessi diversi, voglio dire tanti organi genitali diversi, e li mettiamo da una parte, per esempio appesi ad una corda, così ognuno va lì e prende l'organo sessuale che gli piace e se lo mette o fra le gambe o in testa o a qualche altra parte, e così si crea l'individuo esattamente come lui vuole. Norberto, ma ti rendi conto di quello che dici? Se ognuno sceglie il proprio organo genitale e se lo pone dove meglio crede, ti rendi conto che potremmo avere tante mutande messe in testa al posto dei capelli, tanti ciondoli maschili al posto delle cravatte, tante piccole grandi protuberanze da confondere anche il più bravo ortopedico? Norberto, ho parlato di qualcosa di più semplice, di meno articolato, di più facile gestione e tu vieni a parlarmi esattamente del contrario, aumentare la confusione. Sarei del parere di popolare Marte con individui senza sesso, né maschi né femmine. Signore, e come si riprodurrebbero? Ecco, bisogna pensare a modi completamente diversi di esistere. Unica certezza, la morte. Signore, ma perché l'unica certezza la morte? E se dobbiamo aggiustare il tiro, eliminiamo proprio la morte. Tanta fatica, tanto impegno, tanto lavoro e poi la morte. E vale la pena. Norberto, questa volta taci. La morte degli altri è la nostra vita. Signore, ripeto la domanda. Senza sesso, senza essere maschi e femmine, come si riprodurrebbero? Le evoluzioni, Viviana, le evoluzioni, tutto si evolve, tutto cambia. Ma non vedete cosa ho combinato sulla Terra? Uomo, donna, incontro d'amore, quando va bene, 9 mesi di attesa, altrimenti 10, 11, 12 mesi, 1 anno, 10 anni, interventi medici, speranze, paure, troppo articolato. Quanti errori fatti da me ci stanno evidenziando quelli che vivono sulla Terra? Dobbiamo prenderne atto. Ascoltatemi bene, ho saputo che proprio sulla Terra un nutrito gruppo di scienziati ha messo a punto un nuovo modo più veloce, più sicuro e meno traumatico per fare bambini e quindi popolazione. Fra un mesetto questo nuovo metodo sarà operativo. Quelli che gli uomini ora chiamano bambini si fabbricheranno con il computer, una password, un programma, ed è bello e fatto. E se ne possono fare centinaia, migliaia al giorno. Proprio come i palloncini. Evviva! Ma io non conosco nulla di questa nuova tecnica. Ed allora facciamo il primo martello, voglio dire il primo abitante di Marte, e inviamolo sulla Terra per qualche settimana ad imparare la riproduzione via computer. Acquisita la tecnica, lo riporteremo su Marte e gli daremo tutto il supporto logistico e tecnologico di cui avrà bisogno per popolare il suo pianeta. Questo ho deciso. Norberto, tu
Tu sarai l'angelo custode del martello fino al suo ritorno su Marte e a popolazione di almeno 3 miliardi di martelli. Signore, e allora faremo un pianeta di falegnami e di carpentieri. Norberto, te l'ho sempre detto. Sei un simpaticone, bravo. La vita va presa con brio, con allegria e con qualche battuta. Signore, dov'è questo martello? Dov'è il martello che devo custodire, salvaguardare e far istruire? Dobbiamo fabbricarlo, dargli vita e spedirlo sulla Terra. Anzi, non perdiamo tempo, mettiamoci all'opera. Ma signore, vi sono altre cose da discutere e poi bisogna deliberare, passare ai voti. Gli altri argomenti li affronteremo dopo. Ora è urgente fabbricare il martello, dargli vita e inviarlo sulla Terra. Inviato il martello sulla Terra, passeremo agli altri argomenti. E quando tutto sarà ultimato, a votazione espletata, anche Norberto partirà per la Terra. Maurilio, sei d'accordo di fabbricare il primo abitante di Marte e mandarlo sulla Terra ad imparare come si fabbrica la popolazione? Certo, signor Cero, signore, certo, sì. E tu, Viviana? Visto che Norberto ha avuto a disposizione di tornare qui solo quando i martelli saranno 3 miliardi, io direi che quel pianeta avrebbe bisogno di un coordinamento, di un occhio particolarmente accorto, di un vice. E tu sempre un fatto, pensi? Viviana, questo argomento non è all'ordine del giorno. Tutt'al più è un pari ed eventuali. Va bene per me, sì. Io sì. E tu, Norberto? E me lo chiedete? Che me lo chiedete a fare? Avete già deciso tutto. Anche Norberto ha detto sì. Dunque, si procede alla fabbricazione del martello. Poiché voglio un martello grande, grosso, ben messo, muscoloso, un gigante. Signore, quanta creta e fango ci vorranno per fare questo martellone? E proprio perché la quantità di creta e fango devono essere enormi, voi quattro vi predisporrete in fila indiana, dal magazzino dove conserviamo tutto, fino qui nel piazzale. E qui lavoreremo e creeremo. Dunque, il primo al magazzino, l'ultimo qui, vicino a me. Il magazzino è qua. I quattro si predispongono in fila indiana. Norberto fra le quinte la scena, ma ben visibile al pubblico. Maurilio sulla scena a qualche metro da Norberto. Viviana a qualche metro da Maurilio, Germinilla a fine fila, vicino al Dio, che sarà al centro della scena. Dunque, cominciamo. Fango! 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 Non c'è. Non ce n'è. Non ce n'è. Non ce n'è. Creta! 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 Non ce n'è. Non ce n'è. Non ce n'è. Non ce n'è. C'era pongo. C'era pongo. C'era pongo. C'era pongo. Non ce n'è. Non ce n'è. Non ce n'è. Non ce n'è. Das. 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 Non ce n'è. Non ce n'è. Non ce n'è. Non ce n'è. E cosa c'è? E cosa c'è? E cosa c'è? E cosa c'è? Il magazzino è vuoto. Vuoto? Vuoto! Vuoto! Ma come vuoto? Il magazzino era colmo di ogni ben di Dio! Come può essere vuoto? Signore, gli angeli sono tantissimi e qualcuno potrebbe aver... Germinilla, gli angeli sono angeli, non sono uomini. Gli uomini rubano, gli angeli invece... Signore, gli angeli sono angeli e gli uomini sono uomini, certamente. Ma, signore... Gli uomini sono stati creati da voi, esattamente a vostra immagine e somiglianza. E se gli uomini rubano, coloro che somigliano agli uomini... Germinilla, non a mia immagine e somiglianza, ma a nostra immagine e somiglianza. A nostra immagine e somiglianza. A nostra. Signore, le vostre incombenze sono infinite. Come potete occuparvi anche dei magazzini? Se vi fosse stato il vostro vice, ora... Senza un vice responsabile, i magazzini sono vuoti e la costruzione del martellone va a farsi benedire. Va a farsi benedire un corno. Vuol dire che anziché un martellone, fabbricheremo un martellino. Come quello che usano gli ortopedici quando battono sulle ginocchia. O come quell'ossicino che si trova nell'orecchio. Ehi, colleghi,
Qui siamo in cielo, non siamo mica in un ospedale. Ci arrangeremo con quello che abbiamo. Pensiamo alla testa. Prima cosa, pensiamo alla testa. Faremo il martello sul tavolo, poi li aliterò nelle narici, gli daremo la vita e lo spedireremo sulla terra per l'aggiornamento al computer per la procreazione. C'è qualcuno che ha una specie di pallone, di gomitolo, di boccia, insomma, qualcosa di rotondo, tipo un cocomero, piccolo o grande che sia, con cui si possa fare una testa? Signore, un cocomero con la scorza o senza scorza? Avete visto che la scorza serve? Norberto, sei davvero un simpaticone, ma ora smettila o ti incenerisco. Signore, scusate, ma però che esagerazione. Metti le conti, che cosa ho detto? Ripeto la domanda. C'è qualcuno che ha una specie di pallone, di gomitolo, insomma qualcosa di rotondo, piccolo, grande che sia, con cui... Io no. Io no. Io no. E tu, Bibiana, non rispondi? Signore, una cosa rotonda come una palla, io ce l'avrei. E parla, santo Dio! Parla! Cos'è? Parla! È una mela. L'ho nascosta e cerco di mangiarla insieme a qualche collega maschio, ma sinora non ho mai avuto l'occasione. E dov'è? È qui dietro l'angolo, nel magazzino. Prendila immediatamente! Presto! Prendila! Va bene, può andare. Come testa può andare. E dove è scritto che le teste dei martelli devono essere grandi ed enormi come quelle dei terrestri? Va bene. Ora servono delle cose per fare braccia, gambe e tronco. Signore, io non ho nulla. Signore, io non ho niente. Signore, io non ho alcunché. Signore, anche io non ho... Non ho... Scusi, a me. Alcunché. Ah. Signore, io non ho alcunché. Capisco. Voi non avete nulla e i magazzini sono vuoti. E allora datevi da fare. Muovetevi, trovate delle mazze, dei rami, delle canne, della roba. Trovate tutto quello che possa servire per fare un martello. Signore, anche del ferro e un manico di legno. Norberto, ti ho detto di smetterla. Muovetevi, altrimenti vi incenerisco tutti! Ripeto, vi incenerisco tutti! A questo punto, a cura del regista, vi sarà sulla scena un via vai veloce, furioso, confuso, comico, surreale, affannoso, e saranno portati in scena mazze, bastoni, oggetti vari, con i quali sarà bozzata un'orribile sagoma, o meglio scheletro, con al posto della testa la famosa mela. A lavoro ultimato, fermo scena. Beh, insomma, potevo fare meglio. Signore, fa schifo. Fa schifo un corno. È con il fango e con la creta che si fanno gli uomini di qualsiasi pianeta. Ma qui rubate tutto, altro che sulla Terra. E poi vorrei sapere, di tutto quel fango e di tutta quella creta, cosa ne avete fatto? Cosa ne hanno fatto gli angeli? Signore, ne hanno fatti vasi da notte, un vaso da notte per ognuno e 5 di scorta. Vasi da notte? E per farte che? Per fare la pipì durante la notte, per non andare fino al bagno. Anche gli angeli fanno la pipì. E qualche volta anche la pupù. Con il fango e la creta poteva venire meglio. Ma quando lo animerò soffiandogli nelle radici, a proposito Maurilio, fagli le narici, sono certo che acquisterà. L'uomo era più bello, molto più bello, ma tant'è, non tutte le ciambelle riescono col buco. E poi ragazzi, chi si accontenta gode, man mano con l'esperienza vedrete che prima o poi... Ora devo animarlo e spedirlo sulla terra, e tu Norberto, appena finirà la riunione, lo seguirai e lo spianerai e gli spianerai le strade per l'apprendimento all'uso del computer del creatore. Che poi, questo benedetto computer crea le persone tutte uguali al campione che gli si mette nel sistema. Immesso nel suo sistema, il prototipo che ho creato, quelli che nasceranno saranno tutti uguali. Così sarà contento anche Norberto
perché avremo eliminato differenze di colori, di pelle, di razza, tutti uguali, senza razzismo. Signore, contento per modo di dire, questo qui è bruttino, anzi direi che fa proprio schifo. Perciò tutti i martelli faranno tutti schifo. Norberto, stai zitto e non discutere. Come sono, sono. Questo basta al convento. E la prossima volta non vi fate rubare fango, creta e ogni cosa. Ora non disturbate. Devo dare la vita. Martello, tu vivi. Tu vivi. Alzati e cammina. Va sulla terra ed impara come si procrea e successivamente popola Marte. Così sia e così sia fatto. Questo buio darà l'opportunità di sgombrare completamente la scena dalle cianfusaglie. Al ritorno della luce ritroviamo i cinque che devono continuare a deliberare. Assodati i primi due punti, passiamo ora al terzo ed ultimo argomento all'ordine del giorno. Modifica delle 10 leggi operanti sulla Terra e loro eventuale riduzione. Passo la parola al Signore Dio Onnipotente. Le mie leggi, contemplate nei libri dell'Esodo e del Deuteronomio, sulla Terra sono state distorte, cambiate e male applicate. Passando da una lingua all'altra, a volte hanno perduto il vero significato. E l'uomo sulla terra non è stato aiutato a capirne la vera essenza. Per il prossimo pianeta dobbiamo essere più chiari e privi di fraintesi. Per Marte dobbiamo eliminare equivoci e interpretazioni fasulle. D'altronde, come si diceva, tutto si evolve, tutto si modifica, comprese le leggi degli uomini ed anche le leggi di Dio. Signore, secondo me le 10 leggi per la maggior parte sono espresse tutte in forma negativa. Non fare, non dire. Signore caro, non fare, non dire. E che diamine, qualche cosa devono pure farlo questi martelli. E poi se gli abitanti di Marte saranno fabbricati con il computer e saranno tutti senza sesso, a che serve più non desiderare la donna ad altri? Mi aggancio a ciò che ha detto Viviana. Che senso ha onore il padre e la madre? Dovremmo modificare in onore il computer, o sbaglio? Sono proprio queste vostre osservazioni che ci servono per modificare le 10 leggi e renderle consone per i futuri martelli. Io, per rendere Marte un pianeta allegro e pieno di buon umore, vorrei aumentare le feste dell'anno. Perché la sola festa della mamma e del papà e dei nonni? Facciamo anche la festa degli zii, dei cugini, di tutti i parenti lontani e vicini, e io metterei anche la festa dei conoscenti e degli amici. Norberto, sei un gran simpaticone. Ti ho detto che gli abitanti di Marte saranno fabbricati col computer e quindi senza sesso, tutti uguali, tutti senza parentela e tutti senza nulla da festeggiare, neppure il compleanno. Anzi, il terzo comandamento lo aboliamo proprio. Signore, perdonatemi, forse non è opportuno analizzare i 10 comandamenti alla rinfusa. Direi di analizzarli uno per uno e fare le eventuali modifiche. Giusto, Germinilla. Cominciamo dal primo. Prima di decidere i nuovi comandamenti, voglio fare delle mie considerazioni che spiegano il perché è urgente modificarli e ridurli per gli abitanti di Marte. L'uomo sulla Terra mi ha deluso profondamente, e non solo per colpa sua. Gli avevo lasciato la totale possibilità di prendere decisioni ed iniziative. E invece, le uniche decisioni e iniziative da lui prese sono state l'uomo contro l'uomo. Non è stata solo colpa sua, ma ormai tant'è, quello che è fatto. Per Marte non posso sbagliare più. Per aiutare l'uomo sulla Terra, avevo affiancato ad ognuno un angelo custode. E invece, gli angeli custodi, i serafini, i cherubini e i troni, a cosa hanno pensato? A farsi l'orinale personale e 5 di scorta. E questo è quello che per caso è venuto fuori. Chissà quanto altro c'è. Gli angeli hanno dimenticato completamente quali erano i loro compiti. Aiutare l'uomo a non sbagliare e ad amare il proprio simile. E che ne vogliamo dagli uomini? Che aiuto hanno avuto? Nessuno. E questi sono i risultati.
Guerre, malvagità, sete irrefrenabile di potere, guerre, e che santo è Dio! Ma anche l'uomo ha sbagliato completamente nell'utilizzare il libero arbitrio di cui l'avevo dotato in maniera scellerata. Ho sbagliato a concedere il libero arbitrio. Ai martelli lo toglierò e vedremo che effetto avrà. Se sbaglierò ancora, modificherò nuovamente per il terzo pianeta. Ora analizziamo le nuove leggi. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me. Questo penso sia immodificabile. Giusto? Giusto. 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 Approvato. Verbalizzo. Non nominare il nome di Dio in vano. Osservazioni? Signore, io direi di aggiungere, si può nominare solo in caso di gravissimo pericolo. Per esempio, Dio mio, aiutami. Allora si può nominare. Va bene, per me è giusto. Giusto? Giusto. Giusto. Approvato. Verbalizzo. Come detto prima, il terzo comandamento, quello di santificare le feste, lo aboliamo. Già approvato. Verbalizzo. Il quarto, come detto, viene modificato da e passa da onora il padre e la madre a onora il computer. Approvato. Verbalizzo. Il quinto, non uccidere. Il sesto, non commettere atti impuri. Il settimo, non rubare. L'ottavo, non dire falsa testimonianza. Vengono accorpati in un unico comandamento. Non fare niente se non sbagli. Giusto? Giusto. 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 Approvato. Verbalizzo. Passiamo agli altri due. Nono, non desiderare la donna d'altro. Abbiamo detto che è inutile poiché non vi saranno più né uomini né donne. Decimo, non desiderare la roba d'altri, parzialmente incluso nel nuovo quarto comandamento, non fare niente se non sbagli. In ogni caso, sanciamo meglio entrambi, nono e decimo, accorpandoli in un unico comandamento che diventa il nuovo quinto. Non desiderare niente. Non desiderare niente e basta. Signore, e quando io desidero un bicchiere d'acqua, farò peccato. E non si può decidere una cosa che subita eccezioni. È santo il Dio. Approvato. Verbalizzo e rileggo i nuovi 5 comandamenti da imporre sul pianeta Marte. Attento, Norberto, perché ti consegno il foglio scritto con le nuove leggi. E parti, e mi raccomando, fatti onore. Tutti in piedi. Ecco le nuove leggi per Marte. Le nuove leggi da valere su Marte. Primo, io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me. Secondo, non nominare il nome di Dio in vano a meno di gravissimo pericolo. Terzo, onora il genitore computer. Quarto, non fare niente se non sbagli. Quinto ed ultimo, non desiderare niente. Germinilla consegna il foglio delle nuove leggi a Norberto. Norberto saluta tutti. I tre con baci e abbracci, il signore baciandogli le mani e facendogli un ossequioso inchino. Fa per uscire di scena quando apre il foglietto delle leggi, lo osserva ben bene e lo richiude. Signore, però al comandamento non desiderare niente, potevamo aggiungere, a meno che si tratti di un bicchiere di acqua fresca. Fatto così è molto più corto, non è un testo lungo, io lo sto allungando un po', ma questo è. E ora a voi, a lei, a noi la parola, parliamo, discutiamo. Certo, sono testi che inquietano e possono anche sembrare blasfemi, ma diciamo, io non avevo nessuna intenzione di essere blasfemo o irriverente, tanto è vero che la figura del Signore non viene intaccata. Certo, qualche allusione c'è, ma non è lì, non è mettere in discussione la figura di Dio che era il mio intento. Io
Penso che una delle ragioni per cui tantissimi di noi, me compreso, ci siamo allontanati dalla religione, perché vediamo in questo essere superiore, fra noi e lui, una distanza siderale, una distanza incolmabile, che non lo sentiamo nostro. È onnipotente, è onnisciente, sta dappertutto, uno, tre, sono cose che non riusciamo a farle diventare nostre. Per cui in questo testo io auspico che questa distanza si accorci, o che il Signore diventi un poco più uomo, o che noi diventiamo un poco più dei, nel senso che vorremmo che il Signore, da persona più intelligente, più esperta, più colta, più tutto, ci portasse un po' con le mani, mano nella mano, come un fratello più grande che ha più esperienza di noi, e quindi noi lo sentissimo leggermente più vicino e più vero. Questo era il mio intento. E poi, logicamente, è un testo teatrale, non sono un teologo, per cui partiamo da questo punto di vista, che io scrivo testi teatrali, quindi il teatro non deve essere non deve essere vero, deve essere verosimile, simile al vero, cioè è la realtà manipolata, ingigantita, depauperata, distorta e resa arte, e quindi teatro, che è una delle forme d'arte. Quindi non è una lezione di teologia, per l'amor di Dio. Quindi a voi la parola, a voi, a loro, chi vuol parlare, parli. Quello che dicevi, scusate, quello che dicevi è una strada impraticabile. Quello che dicevi, vorremmo che il Signore ci conducesse. Perché impraticabile? È impraticabile perché... Ma dovevano esserci i rappresentanti di Dio che si dovevano portare per mano. Quindi la... Credente pensa che crede che il Signore ci ha dato il libero arbitrio, che è un dono, per cui noi siamo liberi di fare, di scegliere quello che dobbiamo fare. Perché se il Signore ci prendesse per mano e ci portasse in un posto migliore di questo, cioè, non ci sarebbe più alcun problema, ci sarebbe solo un unico grande paradiso che invece là potrebbe anche essere. Invece il libero arbitrio significa che ti ha dato la possibilità di fare quello che la tua intelligenza, la tua cultura, le tue scelte ti porteranno a fare. Quindi tu sei responsabile delle tue azioni, potrai scegliere di fare bene o di fare male. Perché se tu dai al Signore la responsabilità di fare bene, non la responsabilità, quando si parla che Dio è uno, è trino, è dappertutto, può fare tutto, io sento queste cose come cose impalpabili, che sono molto lontane da me. Sono dogmi di questa religione, un'altra religione ha altri dogmi. Anche le altre religioni, il Dio delle altre religioni è sempre un Dio evanescente. Noi abbiamo bisogno degli esempi concreti. Questo discorso non ci porterebbe da nessuna parte, perché non è già dove indicare la strada, non ce la indica più, capito? Sì. Non so. Allora, innanzitutto un bellissimo Dio che hai mostrato, non lo hai creato, come dire, andremo nei guai. Un Dio assolutamente pagano che sta strettissimo nel suo dannatissimo monoteismo, tant'è vero si allarga con i consiglieri innanzitutto, e due si dice ma io ho sbagliato, cioè come dire, è un Dio così solo, no? Che si sente
che ha sbagliato e vorrebbe conforto, no, dagli o consiglieri. Questa è la prima considerazione, partendo dallo presupposto che io so per certo che la religione è un'esigenza dell'essere umano. E come tutte le esigenze, un po' ci va presto, un po' ci va contro, no? Il tema di cui parlavate adesso è uno dei più fondamentali, c'è una contraddizione logica totale tra il libero arbitrio e l'onnipotenza. Se sei onnipotente, io non sono libero di fare un tubo, no? Come dire, mi hai fatto nascere tu, sto là, sto in un posto che è indeterminato. No, e questo qua è l'altro un problema. Siccome questo genere di riflessioni, credo, nella storia umana, no? Vengono fuori ogni volta che ci sono momenti di crisi, no? Ogni volta che c'è paura del futuro, no? È successo 100.000 volte, non lo sto a dire. Il cristianesimo stesso, no, si afferma in un momento in cui la religione pagana fa fatica a spiegare il fatto che c'è un impero che si piglia tutto, che però in realtà c'ha un sacco di vai a gestire queste varie cose, no? E quindi incomincia una certa paura nel futuro. Chi non ha paura del futuro nel momento che stiamo vivendo noi, secondo me è un insensibile, perché in realtà in questo momento noi abbiamo, no, il un computer nuovo, creatore e sostituto, bellissima idea straordinaria, grazie di averla avuta, no? Sostituto della procreazione, ad esempio, non c'è problema, faccio lui. Quindi ogni volta, e ti chiedo se è vero in qualche modo questa cosa, ogni volta che siamo in crisi, in questo momento siamo in crisi, tu sei in crisi perché vedi un mondo che si evolve, abbiamo una certa età e sentiamo in qualche modo, no, che siamo, abbiamo passato metà del percorso, non so come dire. Pensiamo, credo, ai nostri figli, no, alle generazioni future. Io non ne ho ancora detto, sono angosciato, no, nel dire ok, che cosa. E dall'altro vediamo che quella impostazione del Dio spiegato nelle chiese che abbiamo avuto noi e che poi è diventato sempre più lontano, in realtà non scende a dirci e mo che facciamo? E questo credo uno dei nuclei, no, della tua angosciosissima. E sei io sempre bravo a sorridere sulle preoccupazioni, ormai non so, ci conosco, però in realtà c'è una preoccupazione fortissima. Sembra che risponda un po' alla lontana, invece non lo è. Se analizzi bene il rischio che io corro quando scrivo questi testi, perché questa è la figura del Padre Eterno, è ricorrente almeno in 10 testi l'ho menzionato, okay. È proprio questo, che poi il pubblico finisce per parlare dell'aspetto teologico anziché dell'aspetto teatrale. Questo è, io non sono un teologo, non ho voluto fare né una lezione, né io ho fatto un pezzo di teatro che fa parlare, ma non è una lezione. Io non vi ho detto io la penso così o la penso in un altro modo. Io ho detto con questo testo teatrale vi induco a dialogare fra di voi, con me, con loro, ma a dialogare. Io non dico verità, chi sono io per dire? Quindi questo, prego. Allora io volevo rispondere. Non solo un testo teatrale, non religioso. Allora, ci sono, sì, una cosa che ha fatto riflettere me, e credo di aver, è quello che ha esposto in una maniera molto chiara la disumanità a cui stiamo andando incontro. È su questo che io rifletto tutti i giorni. Il passaggio del onoro il genitore computer è una realtà ormai che a me fa paura. Quindi questo, esco di qua più convinta
Questa cosa io la devo pensare meglio e la devo anche divulgare a chi praticamente non coglie questi aspetti che stanno diventando sempre più presenti e attuali e veri, realtà. L'altro passaggio importante che ho potuto cogliere è togliere il libero arbitrio. Ormai noi il libero arbitrio, effettivamente, se ci pensiamo, se ci guardiamo intorno, se apriamo un giornale, se vediamo una televisione o se andiamo anche nei luoghi di lavoro, non c'è più. Non ci sono più i centri dove si parla, si ha la possibilità di confrontarsi senza la paura di essere additati. Il libero arbitrio è importantissimo, lo stiamo perdendo ogni giorno. È quello che invece la gente, anche della mia età, io ho 62 anni, ormai non ricorda più che i propri genitori, fino all'ultimo momento, hanno voluto andare a votare per poter esprimere il loro libero arbitrio ogni giorno, per poter sul luogo di lavoro conquistare i diritti e anche i doveri che ci impongono, perché noi non è che dobbiamo parlare sempre di diritti, il nostro libero arbitrio è fatto di doveri e di diritti. Io le devo dire grazie stasera, perché era la cosa che io andavo cercando da tanto tempo, lo stimolo a parlare di queste cose, perché io negli ambienti di lavoro, nei luoghi ormai, vedo completamente un muro assente dove tu parli e non ti rispondo. C'è più umanità, perciò. No, è proprio, mi sembra un mondo, mi sembra una, che il cervello umano si stia atrofizzando, addormentando volutamente, con un disegno. La figura di Dio è, diciamo, secondaria, perché se noi prendiamo Dio, Dio nella Bibbia è un Dio cattivo. Io non lo prendo più in riferimento, per esempio, nella mia vita. Io prendo il cristianesimo, prendo Cristo. Dio non lo prendo più. Però ecco, è anche... perché è un Dio della Bibbia cattivo. È un Dio cattivo. Ma questo è solo un Dio conduttore. È comodo dare la colpa a Dio. No, ma noi... diciamo ci si scarica. No, allora, no, perché un familiare che ogni sua colpa è colpa di Dio. Ma ricorda che... No. Il Dio, allora noi questo essere supremo lo dobbiamo vedere come una persona, io lo vedo come una persona che ha i suoi limiti. Ma è come un discorso, come ha detto il signor Berrino, esatto, non arriveremo mai a nulla. Il Dio che, non... c'ha, che ha creato il dogma della creazione, no? Se poi vediamo dopo la creazione, è un Dio cattivo, è un Dio sempre che punisce. Cioè la vecchia, il Vecchio Testamento è di punizione continua. Ecco perché probabilmente l'umanità ha avuto necessità a un certo punto di creare, oppure veramente ci è venuto, io credo che ci è venuto, una figura invece di amore. Ma io dico grazie perché la linea che ha stimolato è proprio questa, cioè quello che noi stiamo andando incontro e che non riusciamo, la provocazione che non esiste più da nessuna parte, non si riesce più a stimolare provocazioni. A passare per professore o per chi vuol dire delle cose, io le devo solo dire grazie, e di queste cose che sono state, avevo paura e oggi ora ne ho ancora più paura, perché il futuro è veramente nero. Voglio una cosa, una provocazione fortissima. Dio secondo me non è né buono né cattivo. Non c'entra niente, perché Dio siamo noi. Noi universali,
Infatti non Dio non è né vuole. No, la volontà dovrebbe essere il darci libero arbitrio. È nella creazione. Il momento in cui c'è il libero arbitrio non è poi così cattivo. Va bene, perdonatemi, ma a questo punto io un pochettino una provocazione filosofica. Mi perdonerai Teo, una provocazione filosofica la devo fare. E la provocazione è, diciamo, brevissima, cioè quella di Feuerbach che ha detto non è stato Dio a creare l'uomo, ma l'uomo a creare Dio. No, in tutto questo, due parole, ha detto tutto, no, dopo di lui poi c'è stato Marx. Detto questo, ma non è, diciamo... Non è nemmeno questo, questa è una fuga in avanti, non è nemmeno questo. Cioè, no, né l'uomo ha creato Dio, né Dio ha creato l'uomo. L'uomo e Dio sono la stessa cosa. Secondo me è una provocazione, io non ho nessuna certezza come tutti noi, non c'è nessuno. E quindi cambia quanto cambiamo noi. Prego? E quindi è nel tempo? Cioè, intendo dire, guardi, gliela provo a un conciliare. Siccome di Dio parliamo noi, e come lui ha giustamente detto, o io credo che un Dio sia una cosa che io tocco. Un apprendista. Che io tocco, no? Come gli pagani, no? Dio è la terra, il vento, eccetera, eccetera. A quel punto lì non c'ho bisogno di teologia, no? Lo vedo, non c'ho problemi, ce l'ho vicino. Quando invece è un essere che non percepisco più, a quel punto la mia percezione di Dio cambia perché cambio io, o meglio, perché ciascuno di noi, no, cambia, e cambia l'uomo nella storia, ed è universale, per quello poi abbiamo 100.000 religioni e via discorrendo, giusto? Sì, no. Io dico che non dobbiamo aspettarci che qualcuno, che Dio, ci faccia qualche cosa, ci accompagni, sì. Perché, ripeto, Dio è dentro di noi, talmente dentro che siamo noi stessi, siamo la... Però una legge di qualcosa, sì, da qualche parte, cioè, si ricorda la frase, mi chiedo scusa se ho interrotto, si ricorda la frase che ho sentito prima per caso, quello che fai ti ritorna, è perché comunque un qualcosa c'è. Certo. Anche se comunque Dio siamo noi, no, aspetta, certo. No, mi sto perdendo. Certo. Qualcosa che no, quando si parla di teologia poi comincia. Ma poi ognuno ha la sua, ognuno ha la sua. No, e sentiamo l'RSI, che per chi non lo conosce è uno studioso delle religioni, ma è anche un teatrante, preferirei che parlasse più da teatrante. Comunque, parla come vuoi tu. Teo, sai che io ho letto anche prima, insomma, questo testo qui che mi hai dato, ed è molto originale, è teatro, no? E certo, la figura di Dio qui è inventata perché io, per esempio, ho scoperto di essere di origine ebraica e credo più in Dio che non in Gesù, Arte, eccetera, eccetera, no? Perché questo Dio non è che, se tu leggi l'Antico Testamento, Dio è spesso intervenuto nella storia dell'uomo, del popolo ebreo, eccetera, no? Ha dialogato con Giobbe, ha fatto così, eccetera, quindi non è un Dio lontano, distante, così via. Il problema è che quasi nessuno è riuscito a spiegare qual è la ragione per cui ha creato il mondo, ha creato l'uomo, no? C'è una tradizione ebraica della Kabbalah che si chiama lo Tzimtzum, cioè che Dio, quando crea il mondo, non si espande ma si ritrae. Per fare che cosa? Per dare spazio all'uomo, va bene? E quindi per dare spazio all'uomo è chiaro che fa in un certo senso entrare nel mondo anche forze che lo neghino, d'accordo? Quindi tutto sommato, come posso dire, è nostra la responsabilità di quello, cioè, che succede, d'accordo? Noi abbiamo delle leggi da parte di Dio, va bene, però
nello stesso tempo forse dobbiamo essere aiutati meglio, ecco, da questa figura, chiamiamola figura, no? Per seguire, diciamo, le sue leggi, perché se le ha date, se ha dato il decalogo, c'è una ragione. Quando tu dici nel testo non e così via, da un altro punto di vista questa negazione è positiva, perché altrimenti Dio doveva dire fai così, 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 invece non rubare, no, non rubare, è generale, si ruba, non rubare un amore, non rubare, no, non uccidere, si può uccidere una persona, un entusiasmo, eccetera, eccetera, d'accordo? Quindi, come dire, presentati in forma negativa, sono molto più efficaci i comandamenti che non il fatto che Dio debba dire che cosa dobbiamo fare, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, il problema di questo testo che io mi pongo è questo. Perché Dio è insoddisfatto di quello che ha creato? No? È un errore suo, d'accordo? Che cosa aveva in mente, d'accordo, prima di creare? Perché si lamenta degli uomini e vuole creare poi tra l'altro un mondo in Marte che è peggiore probabilmente, no? No, tutti uguali, senza sesso, senza amore, senza legami, senza passioni, eccetera, perché eccetera. Agisce, pensa ed è connotato da elementi di una tale umanità, no? È minato da elementi di una tale umanità che finiscono col farlo sbagliare esattamente come facciamo noi. Per cui quante volte è una proposta, chiaramente, quante volte noi ci proponiamo di fare qualcosa come in questo caso, no? E lo farò meglio e in realtà facciamo peggio. E questo fa il paio, a mio giudizio. In realtà una domanda, secondo me, è d'obbligo. Perché tu hai creato un Dio con connotati così umani? Perché l'unico spartiacque tra Dio e gli uomini nella tua pièce è solo l'eternità. Cioè gli dei, l'Olimpo, quanti vi abitano, sono eterni, l'essere umano no. Per tutto il resto abbiamo visto beghe, ambizione, noia, tutti i divini, quindi con tutte connotazioni umane. Perché l'hai voluto connotare così? Senza nessuna prerogativa che fosse migliore dell'essere umano. In questo modo nessuno di quelli che tu hai rappresentato può aiutare l'uomo se è come l'uomo. Questa è una cosa. No, ho capito benissimo. È un auspicio, è una speranza, l'ho detto prima, è quella di accorciare queste distanze, essere noi più vicini a lui e lui più vicino a noi, fermo restando la sua immensità, il fatto che è un essere superiore, ma vogliamo vederlo un po' più vicino, esattamente come è stato per Gesù Cristo. Gesù Cristo lo abbiamo visto un po' più vicino. Poi all'improvviso è sparito, diciamo, non perché è stato ucciso, anche proprio nei fatti hanno contribuito molto i sacerdoti a farcelo allontanare. Ma se ci fosse una maniera che lui dovrebbe trovare, perché lui è onnipotente, di essere un po' più vicino a noi, quando noi lo invochiamo sempre. Lo invochiamo sempre, Dio mio, aiutami, Dio mio, lo nominiamo sempre, ma non c'è mai una risposta. Cioè, perché lui non si avvicina a noi? Allora, sai, direbbe un filosofo che si chiama Jonas, direbbe che Dio non è onnipotente. E lo dice in un testo bellissimo, il concetto di Dio dopo Auschwitz, no? Nel senso, quando ci si chiede perché Dio non è intervenuto, cioè chiediamo ancora con le guerre, allora alla fine del discorso questo filosofo dice Dio non poteva intervenire, perché non voleva,
non ma lo sappiamo, cioè, per questo motivo, libero arbitrio, lo sappiamo. Cioè, bisogna rinunciare all'attributo dell'onnipotenza, bontà, intelligenza, senz'altro, l'onnipotenza no, al limite l'onnipotenza può essere intesa come onnipotenza d'amore, l'onnipotenza zeusica, no, di quello del mago che fa le cose, eccetera, i miracoli, quindi... L'onnipotenza sta nella creazione, già il fatto che ci ha creato. Sì, quindi Dio si ritira, lui dice io vorrei una vicinanza maggiore, insomma, così. Però non lo so, non lo so. Ma ci sono stati dei tentativi, non essendo una persona fisica, ma tramite dei suoi emissari, tramite altri Gesù Cristi. Io, tu l'hai visto, Aldo Moro, Papa Re, ho trattato Aldo Moro come un secondo Gesù Cristo, invece, e probabilmente lo era, invece di mandarne uno ogni tanto, perché non ne fa venire migliaia che ci possono stare più vicini? Tanti Aldi Moro, tanti Gesù Cristo, cioè una maniera più concreta per sentirlo più vicino ci può essere tramite i sacerdoti, ma sono i sacerdoti che l'hanno tradito, non noi. Allora se devono fare tutti la fine di... I sacerdoti potrebbero essere gli emissari proprio più indagati per starci più vicini. Ma hanno fallito anche loro, quindi sì, sì. Deve trovare lui altre strade per farsi sentire più vicino. Senti, essere fedeli a Dio è difficile, come essere cristiani, no? E secondo me i cristiani sono sempre stati in minoranza nel mondo, perché è radicale questa fede, d'accordo? E allora, voglio dire, coloro che dovevano, non è questo un sacerdote, eccetera, perché io penso più ai testimoni, possiamo essere noi, possiamo sono essere tutti, non i sacerdoti, eccetera. No. Questo è un altro aspetto che io voglio dire, come mai ci si rivolge sempre agli uni, ai poveri, ai diseredati? E mai a chi veramente può... Che cosa posso fare io per questa cosa? Quando si dice siamo tutti uniti, che cosa? Noi qui potremmo essere anche in 10.000, 50.000, non contiamo niente. Ci sono quelli che possono decidere le sorti dell'universo. E Dio a quelli si deve rivolgere, il Dio o il demonio. Invece... io sento dire sempre questo, se siamo tutti uniti, se siamo tutti io, lei, che cambia? Niente. Deve essere unito Putin, Andreotti, quelli devono essere sfottuti. No, no, no. Invece si va sempre al povero, sempre a chi non può fare niente. Perché la religione è stato uno strumento da sempre per governare le masse. Cioè, così come la legge, no? Perché anche la religione è legge, poi c'è una legge più laica, quella del diritto, eccetera. Cioè c'è una esigenza storicamente comprovata di dover governare le masse. Difatti poi succede che nel momento in cui tu ti trovi in una condizione di superiorità, tu hai citato Putin, no? Io credo che uno in una condizione di Putin le leggi se le fa da solo, se le fa Hitler, chiunque salga al potere la prima cosa cambia le leggi. Perché? Perché dice io faccio le leggi, ma io non sono sotto queste leggi, io non rispondo, non osservo queste leggi, sono per tutti gli altri. Quindi vari Putin, ma mi puoi dire qualsiasi altro nome, Erdogan, eccetera, sono convinti per tante ragioni, tutte umane secondo me, di potersi sottrarre a delle regole che sono legate alla morale, alla religione, in virtù del proprio potere. Ecco, io credo che qui in realtà la questione, diciamo, della religione non possa essere tanto distaccata dal potere. Cioè, io credo che la religione è stata, lui essendo un archeologo, siamo insieme da 11 anni e da sempre ci scambiamo. E io dicevo sempre che sono tu che pensi della religione. E lui invece, lui diciamo, lo vede nella terra concretamente, è un'esigenza dell'uomo. La religione. L'organizzazione della religione e gestione di potere, là ci sto.
ma sono due aspetti della stessa cosa, due facce della stessa medaglia. Ma insomma, alla fine, voglio dire, chi sa gestire la propria... Concludo, chi sa gestire la propria vita senza che le regole gliele fissino gli altri, no? Fai ma matto. Facendo... E fa il matto, fa il disadattato, fa l'alternativa. Intanto, secondo me, dobbiamo considerare come il fatto che in realtà, noi ricordiamoci, quando Gesù è stato tentato, no? Nel deserto, tante volte dal demonio. Io questa scena perché recentemente, insomma, con la Pasqua, hanno trasmesso, no? I film su Gesù, sulle le tentazioni, quindi la passione, la morte. Quindi ricordo, perché mi ha colpito quel film, ora non ricordo di quale dei film, insomma, ho visto, mi ha colpito proprio quell'incontro con il demonio, con questo, no? Con questo essere, cioè personalizzato, umanizzato, questo demonio che tenta continuamente il Dio. Quindi alla luce, insomma, di questa pista teatrale mi è ritornata quell'immagine e mi fa considerare, rispetto a quello che appunto tutti voi state dicendo, che i poteri sono religiosi, diciamo, no, religiosi, cioè i due poteri sono, i poteri sono due, cioè non c'è soltanto il Dio di potente, c'è il demonio. C'è il demonio. Il demonio c'è, l'ha detto Dio, l'ha detto Gesù che c'è il demonio. E non è che è stato sconfitto il demonio. Cioè Gesù ha resistito al demonio. Ha resistito al demonio. E quindi non ha resistito alle tentazioni. Ma il demonio non è che è stato sconfitto. Quindi il demonio c'è. E il demonio c'è nella guerra, c'è in Putin, c'è in Hitler. Il demonio c'è. Si vada a vedere l'inaugurazione del passaggio del San Gottardo, quella integrale, pubblicata credo dalla Francia. Cerchi questo video e veda come quello che dice la signora ormai è presente in maniera fisica. Lo hanno quasi tolto completamente. Dell'opera di Teo. Innanzitutto ti ringrazio per l'ennesima possibilità che mi hai dato di dare questa possibilità. Per me è un grande privilegio. Io invece, se posso dire, cerco di interpretare. Quando ho letto questa pièce mi è venuto in mente un passo di Promessi Sposi, la figura dell'innominato, in cui che narra Dio se lo vedessi, se lo sentissi, e praticamente e l'ho associato a questa tua ricerca. Siamo tutti alla ricerca, chiaramente io non sono agnostico, però chiaramente di tanto in tanto mi viene il pensiero di pensarlo, no? Di pensare. Però ecco, quello che a mio avviso posso trarre da questa opera è un'esortazione alle persone di stare più vicine. I consigli di Dio sono abissus multa, come diceva Guicciardini. Quindi a questo punto ecco, Dio sta lì, se c'è, intanto quello che noi dobbiamo migliorare sono i rapporti con le persone, cercare di recuperarli, perché ultimamente siamo proprio andati allo sfacelo. Ecco, ti ringrazio, perché questo è un invito, questo è quello che ne traggo da quel minimo, da quell'infimo di letture che ho fatto, e quindi per me è uno sprone a fare di meglio. Il merito nel rapporto di questo ce l'ha soprattutto Rino Bizzarri, perché oramai sono 50 anni. Ringraziamento a Rino è sottinteso. No, io. Questa è una pièce, è una invenzione, certo, di Teo Salvas, quindi punto. Dio è una continua ricerca di tutti noi, che non può avere nessuna risposta, perché qui ci sono 20 risposte. Se ce ne fossero 50 avremmo 50 risposte, 5 miliardi di risposte. Non ce ne sono due uguali. Per cui è una continua, assidua ricerca. Genialità di farti passare un apprendista, c'è soluzione, però c'è che arriva, dice però magari. Io propongo tertium datur ed è l'arte,
in quanto fatto creativo. Cioè, in mezzo a noi... L'invidia è per via. In mezzo, sì, in mezzo a noi, non è che una cosa che dico io, la getto in campo. Cioè, tra gli esseri umani, sprovveduti, senza potere, con i limiti a cui abbiamo fatto riferimento tutta la sera, è un Dio che non appare, c'è poi invece l'artista, e l'artista crea, e crea il mondo con le sue leggi. Anzi, io ho fatto riferimento, quando ho parlato all'inizio, proprio alle caratteristiche dell'opera d'arte, che è organica. Segno, è un segno dello spirito creativo. Oppure potrebbe essere la iubris greca, cioè potrebbe essere un atto d'orgoglio, addirittura, no? Dio, tu, io devo subirti, invece io invento il mio mondo, anche se solo il mio mondo. E in questo senso volevo chiedere a lui, ma tu, quando hai scritto questa pièce, no? E hai dato la parola a Norberto, a Maurilio, a Viviana, a Germilla, non ti sei sentito un po' creatore? Quando si crea un processo teatrale, come Dante quando ha scritto la, come Dante quando ha scritto la famosa, alla fine abbiamo una velleità espressa dagli artisti di essere noi creatori, di creare. C'è chi riesce meglio, un Michelangelo, no? Per esempio, e poi altri si completa quando si discute con gli spettatori, ed è il massimo di quello che mi prefigo. Allora, sono illuminato, che significa? Altri illuminato, degli intellettuali hanno colto, abbiamo discusso, ed è il massimo. Ora, questo lo accantoniamo e facciamo del consiglio di amministrazione di Dio, e com'è stato essere chi tutto sommato di far capire o no l'ha già fatto, vuole soltanto stare tranquillo nel consiglio di amministrazione di Dio. Una parola a ciascuno. Ma... Dio ha, in questo testo ha tanto di umano, è un apprendista creatore, dice. Un ambizioso. È andato, no. No, e se vuole creare anche un'altra. Vabbè, ma tu devi giocare nell'ottica, no, che però lui nasce onesto, come creatore. Dice che ho sbagliato. È un consiglio di amministrazione, no? Quindi che cerca conforto nella prima assistente. E per lei penso che sia la più linda di tutti, perché è quella che diciamo è devota come la segretaria. Cioè, la segretaria è la segretaria sociale, cioè imparano un po' quelli che sono alcuni dei difetti degli uomini, come me e anche gli altri, insomma. Io diciamo non avevo dato assolutamente una lettura religiosa, cioè avevo esclusa completamente, vabbè. Io sono atea, quindi non do una lettura religiosa. Ma mi è piaciuto il fatto che questa segretaria fosse efficientissima, cioè fosse la parte lei verbalizzava, certo, era sintetica, arrivava al dunque, e quindi questa cosa è bella, mi è piaciuta la perché era devota, davvero, perché un po' innamorata, dai, nell'onnipotente, e ma gli deve assolutamente chiudere il verbale, no? Come non usciva fuori dal seminato famoso. Quindi la cosa che riflettevo mentre vi ascoltavo è il fatto che Dio non ammette vice,
non ammettesse perderebbe la sua onnipotenza. Alcuna delega invece in una società come oggi. Ha paura di Giove. Vendate, forse sarebbero quello che ci potrebbe salvarci, no? Deleghe ben affidate, non si può fare tutto da soli. In fondo è quello, che c'è solo un problema. C'è solo un problema, è che siamo esseri umani. Tu hai detto, lui asserisce che ha fatto male. Non è proprio quello. Lui dice, potevo fare meglio. Potevo fare meglio. È proprio il pensiero dell'uomo. Esatto. Quindi è il pensiero dell'uomo, potevo fare meglio, non avevo tanta esperienza, ma è diverso dal dire ho sbagliato. Hai perché ho sbagliato, lo dice, non posso sbagliare più, lo dice. Lo dice. Glielo fai dire. Non posso sbagliare più, per cui ho paura a creare ancora. Basta, non posso sbagliare. Che l'uomo ha fatto già troppi casini. È quello che hai detto tu, è questa umanizzazione di questa figura, questa mia umanizzazione è un po' più vicina a noi, perché anche lui può fare le cose con poca esperienza e le fa male. Poi quando avrà più esperienza, vedremo. Dai, probabilmente non ci saremo più. Vi ringrazio.